nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo la solennità della Pentecoste. Ed entrare nella celebrazione liturgica significa rivivere l'evento, quello del Cenacolo, quando i discepoli erano radunati con Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, in attesa dello Spirito Santo. E il mattino della Pentecoste lo Spirito, che è Signore dalla vita, è sceso su quella comunità. Scende anche su di noi. Apriamo il nostro cuore ad accogliere il dono. E per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Tu che con il dono del tuo Spirito ci riunisci in una sola famiglia, Kyrie eleison. Tu che con il dono del tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Kyrie eleison. Tu che con il dono del tuo Spirito ci chiami a camminare nel mondo come tuoi discepoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo.
O Dio, che hai mandato sui tuoi discepoli il fuoco dello Spirito Santo Paraclito, effusione ardente della tua vita d'amore, dà alla Chiesa di rinsaldarsi nell'unità della fede, esserbandosi costante nella carità, di perseverare e di crescere nelle opere di giustizia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Leggi nel nome del Signore. Lettura degli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, i discepoli si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfiglia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? La terra è piena delle tue creature. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Benedicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini e ci giovi a salvezza. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che
quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede. A un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni. A uno, il potere dei miracoli. A un altro, il dono della profezia. A un altro, il dono di discernere gli spiriti. A un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Noi quest'oggi riviviamo dunque l'evento della Pentecoste e quindi riviviamo l'accoglienza del dono dello Spirito Santo. Quello Spirito che abbiamo sentito nel Vangelo era stato promesso da Gesù. Ma per comprendere perché questo giorno è fondamentale, decisivo per noi, dobbiamo tenere presente semplicemente questa cosa, che la Pentecoste è il compimento di tutto il disegno di salvezza che Dio Padre aveva in mente dall'inizio della creazione del mondo. La Pentecoste è il compimento di tutta l'opera che Gesù Cristo, venendo sulla terra, ha compiuto, ha fatto in mezzo a noi. Con la Pentecoste giunge a compimento tutto il disegno della creazione e della redenzione. La Pasqua è compiuta. Cosa vuole dire questa espressione? È che tutto è compiuto, che la Pasqua di Gesù è compiuta. Vuol dire che tutto quello che è accaduto, tutta la salvezza che Gesù Cristo è venuto a portare con la sua incarnazione, morte e resurrezione, è disponibile, questa salvezza, per tutti i tempi e tutti i luoghi. E lo è grazie alla Chiesa, che proprio a Pentecoste nasce. Allora capite che il compimento di tutto è la nascita della Chiesa, di cui noi siamo parte. La salvezza è compiuta perché la Chiesa, popolo di Dio che vive nel mondo, continua a rendere presente nello spazio e nel tempo Gesù Cristo, la sua morte, la sua resurrezione, la sua salvezza. E questo lo fa lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che, come ha, per così dire, intessuto nel grembo di Maria il corpo di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e Maria l'ha dato alla luce e Gesù è venuto in mezzo a noi, è per opera dello Spirito Santo che il Verbo Eterno del Padre si è incarnato, lo ricordiamo ogni volta nel Credo. Così, dal grembo del Cenacolo, lo Spirito Santo farà uscire questi discepoli resi una cosa sola dallo Spirito Santo con Gesù Cristo, e la Chiesa è il corpo di Cristo che vive nel mondo. Noi siamo Gesù che vive nel mondo e lo Spirito Santo continua ad operare questo miracolo. E lo Spirito Santo, che anche oggi viene rinnovato nel mistero della Pentecoste, fa di noi la Chiesa di Gesù. Ecco, la Pasqua è compiuta perché la Pasqua continua ad essere operante in mezzo a noi. Pensate anche a questo momento dell'Eucaristia. Che cos'è l'Eucaristia se non il rivivere il dono del corpo e del sangue di Cristo per noi, e noi siamo salvati dal peccato e dalla morte grazie a Gesù, il crocifisso risorto. Ma questo è perché è lo Spirito Santo che lo opera. Non è una nostra azione e basta. Certo, noi ci mettiamo tutto il nostro io, il nostro sì, ma è lo Spirito che fa accadere sull'altare il mistero della Pasqua e la rende disponibile per noi, e noi, accogliendo la parola di Dio e il corpo e il sangue di Cristo, diventiamo una cosa sola tra di noi. Ecco perché questo giorno è fondamentale, è importante per riprendere la coscienza di chi siamo, perché ci siamo,
perché c'è la Chiesa nel mondo, perché continuiamo noi a venire alla messa e poi a vivere la nostra fede là dove il Signore ci invia. E vedete, le caratteristiche della Chiesa vengono fuori dalle letture, dalla parola di Dio che è stata proclamata. Le accenno solamente queste caratteristiche, anzitutto la comunione che c'è tra di noi. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. La Chiesa è il popolo di Dio che cammina nella storia e che ha una caratteristica che sempre dobbiamo invocare come dono, che è quello dell'unità, della comunione, dell'essere una cosa sola. Questo è un dono grande da chiedere oggi allo Spirito Santo della Pentecoste, che ci renda davvero un cuore solo e un'anima sola. E poi l'altra caratteristica è che ciascuno è valorizzato. Certo, siamo un'unità, ma non una uniformità. Non è che siamo fatti con lo stampo, ciascuno di noi ha il suo dono, che è messo in evidenza dal fatto che lo Spirito Santo, dice il testo degli Atti, si è posato su ciascuno di loro. E poi anche San Paolo dice che a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. E allora questo significa che nella Chiesa ciascuno è importante. Tu sei importante per me come io lo sono per te, perché ciascuno è unico, irrepetibile, originale, ciascuno ha il suo dono unico. E che bello riuscire a guardarci così: tu sei un dono per me, io ho bisogno di te per diventare grande, per imparare a conoscere il Signore, per diventare santo. Ho bisogno di te. Tu non sei uno qualunque, lo Spirito è in te. E poi l'altra caratteristica è che la Chiesa davvero è aperta ad ogni popolo, ad ogni cultura, ad ogni persona che ancora non conosce il Signore, che è invitata ad entrare a far parte di questo popolo. La Chiesa è missionaria, la Chiesa ha le porte spalancate. Dal Cenacolo i discepoli escono per andare in missione, dall'Eucaristia noi usciamo per andare poi in missione. La Chiesa ha le porte aperte perché il cuore dei discepoli è un cuore aperto. Ecco, noi chiediamo quest'oggi questi doni allo Spirito Santo, perché ci rende una Chiesa così, una Chiesa cosciente della comunione profonda e dell'unità che la caratterizza attorno a Gesù e attorno ai pastori della Chiesa, che sono il segno dell'unità, dal Papa al Vescovo. Chiediamo il dono che ciascuno di noi sia valorizzato e sia guardato con stima, con affetto. Tu sei un dono per me. E poi chiediamo questa apertura di cuore, questa apertura della porta, della comunità, della Chiesa. Tutti noi attendiamo. E concludo con quell'affermazione che Gesù fa nel Vangelo: non vi lascerò orfani. Mi piace molto questa espressione di Gesù. Noi non siamo di nessuno, noi apparteniamo a Dio e apparteniamo gli uni agli altri. Noi non siamo nel mondo come singoli che vagano, no, noi siamo dentro una famiglia, noi siamo una cosa sola. Ecco, l'augurio che faccio a me e a voi è di sentirci sempre a casa nella Chiesa, di sentirci sempre accolti gli uni dagli altri,
e che lo Spirito ci doni sempre il coraggio di perdonarci a vicenda, di portare anche pazienza a vicenda, ma non che non venga meno la nostra comunione, che non venga meno questa certezza che noi ci apparteniamo gli uni gli altri e che insieme apparteniamo al mistero bellissimo, ineffabile, beatificante di Dio. Invochiamo lo Spirito Paraclito, dono del Padre e del suo Figlio risorto, perché rinnovi la nostra esistenza con la sua grazia. Diciamo insieme: vieni Spirito d'amore. Vieni Spirito d'amore. Spirito di sapienza e di intelletto, conduci la Chiesa pellegrina nel tempo alla piena conoscenza della verità. Ti preghiamo. Vieni, Spirito d'amore. Spirito di consiglio e di fortezza, illumina coloro che sono a servizio del bene comune, della giustizia e della concordia fra i popoli. Ti preghiamo. Vieni, Spirito d'amore. Spirito di scienza e di pietà, sostieni quanti hanno perso ogni speranza o vivono nel dubbio, e dona a ciascuno di camminare in santità di vita. Ti preghiamo. Vieni Spirito d'amore. Spirito del santo timore, rendi docile il nostro cuore, sciogli l'egoismo degli animi, apri gli occhi accecati e spalanca le mani trattenute per andare incontro alla necessità di ogni fratello e sorella. Ti preghiamo. Vieni Spirito d'amore. E aggiungiamo una preghiera per il parroco di San Giovanni e Passirana, Monsignor Michele di Tolve, che l'altro ieri è stato eletto da Papa Francesco vescovo ausiliare della diocesi di Roma. Vogliamo accompagnarlo col nostro affetto, la nostra stima, la nostra preghiera. Verrà ordinato vescovo il 2 settembre prossimo nel Duomo di Milano. Chiediamo per lui i doni dello Spirito Santo. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste, fa che i popoli dispersi si raccolgano e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Scambiamoci un segno di fraternità e di pace.
professiamo la nostra fede, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fa, o Dio, che lo Spirito Santo ci riveli sempre più apertamente la realtà misteriosa e sublime di questo sacrificio e ci guidi alla piena comprensione della verità, secondo la promessa di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di infinita potenza, e allietarci in questo giorno solenne che nel suo numero sacro e profetico ricorda arcanamente la raggiunta pienezza del mistero pasquale. Oggi la confusione che la superbia aveva portato tra gli uomini è ricomposta in unità dallo Spirito Santo. Oggi gli apostoli, al fragore improvviso che viene dal cielo, accolgono la professione di un'unica fede e con diversi linguaggi a tutte le genti annunziano la gloria del tuo Vangelo di salvezza. Per questa effusione dello Spirito esulta la Chiesa, ardente di riconoscenza e d'amore, e unendo la sua voce di sposa al coro senza fine del cielo, eleva a te, o Padre, con tutte le creature felici, il suo inno di lode. Thank you.
Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Tu sei redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Il mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede. E a noi che offriamo il vero sacrificio, concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, a Sant'Ambrogio e a tutti i santi, insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa diffusa su tutta la terra e qui radunata dalla potenza dello Spirito Santo
nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Padre, la partecipazione alla tua mensa ci comunichi il fervore dello Spirito che animò visibilmente i tuoi apostoli e li rese nel mondo testimoni del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Gli avvisi: oggi pomeriggio alle ore 16, i vespri solenni della Pentecoste e la benedizione eucaristica. Mercoledì 31 maggio ricorre la festa della visitazione della Beata Vergine Maria e alle ore 9 di mercoledì presiederà la Santa Messa fra Matteo Colzani, che è un frate carmelitano nativo di Gerenzano ed è stato ordinato sacerdote il 13 maggio scorso. Fra Matteo era un giovane che frequentava questo santuario e che è diventato prete, e quindi è un dono averlo tra noi per concludere così il mese di maggio e per pregare per la santificazione dei sacerdoti e per domandare a Dio il dono di nuove vocazioni. Ricordo poi che in settimana ricorre il primo venerdì e il primo sabato del mese. Ricordiamo gli appuntamenti del venerdì pomeriggio con l'adorazione eucaristica e quello del sabato mattina con il rosario alle ore 8:30 con partenza dall'ospedale e la messa cittadina delle ore 9. Vi do la benedizione solenne della Pentecoste. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Iddio sorgente di ogni luce, che oggi ha illuminato la mente dei discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi colmi dei suoi doni. Il fuoco dello Spirito Santo, che apparve mirabilmente sui discepoli, vi purifichi da ogni male e vi illumini tutti con il suo vivo splendore. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa di Cristo, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza, perché possiate giungere alla visione beata del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Con l'augurio di una buona e santa Pentecoste andiamo in pace.